Allora, a questo punto, Bernice, Sì, eccoci qua. buonasera, mi Buonasera. sentite? Buonasera Monica, che piacere vedere tutti quanti i ragazzi giovani che presentano. Sono davvero Grazie. molto molto contenti. Prego, Allora, presenta pure. sto condividendo lo schermo. Perfetto. A tutti Ok, quanti vediamo se ricordo mi che avrei, che sente. alle 6, scusami Monica, a tutti quanti Sì, ricordo prego. che tra un quarto d'ora poi inizierà l'assemblea della sezione di geologia marina, aperta evidentemente anche ai non soci. Ci siamo? Posso Vai, vai. iniziare? Sì. Ok, quindi buonasera a tutti. Io sono Monica e sono dottoranda al primo anno presso l'Università di Siena. Il progetto a cui sto partecipando ha come obiettivo la ricostruzione delle oscillazioni di CO2 nel Mediterraneo del tardo Cenozoico, in particolare degli ultimi 23 milioni di anni, quindi a partire dal Miocene, attraverso l'utilizzo di un proxy di recente sviluppo basato sugli isotopi del boro. Quindi in questa presentazione io vi esporrò un po' il carattere metodologico del progetto e i traguardi da raggiungere integrando i nuovi proxy geochimici e i foraminiferi plantonici. L'idea di questo progetto nasce dall'interesse nel valutare l'impatto che la CO2 ha avuto sul clima terrestre, sui sistemi naturali nel passato geologico e quindi in assenza di contributo antropico. È notorio infatti che nel passato della Terra si sono susseguiti dei periodi in cui le concentrazioni di CO2 erano comparabili o addirittura superiori a quelle attuali. Tra l'altro, negli ultimi 23 milioni di anni si sono verificate delle importanti transizioni climatiche che hanno portato alle attuali condizioni di ice house. Quindi, uno studio incentrato su questo intervallo può fornire un contributo nel comprendere il ruolo di CO2 nel sistema climatico terrestre, in questa maniera avere anche la possibilità di realizzare e di testare dei modelli climatici sempre più affidabili. L'attuale difficoltà nel valutare il ruolo di CO2 sui lunghi periodi risiede nella mancanza di dati affidabili precedenti a quelli ricavati nelle calotte di ghiaccio. Lo sviluppo di nuovi proxy consente quindi dei rilevanti progressi in questo senso. Allora, perché utilizzare gli isotopi del boro? Perché il boro, per le sue caratteristiche, esibisce un ampio range di composizione isotopica, da meno 30 per 1000 a più 50 per 1000, rendendolo così un tracer sensibile alla varietà dei processi geochimici. Nel particolare, la variazione isotopica del boro registrata nel guscio calcareo degli organismi marini può aiutare a ricostruire la variazione del pH marino e il contenuto di CO2 in atmosfera. In un lavoro del 2016, Foster e Rae hanno confrontato il record di CO2 ricavato dalle calotte di ghiaccio con il record di CO2 ricavato dagli isotopi del boro da diversi autori. Si nota un eccellente accordo tra i due record, dimostrando la robustezza appunto di questo proxy. Chiaramente esiste una moltitudine di proxy che possono essere utilizzati per costruire e ricostruire cambiamenti di CO2. In questo grafico sono stati riportati solamente i dati di CO2 ricavati dagli alchenoni, dagli isotopi del boro, da altri proxy, nello specifico i dati ricavati dagli isotopi dell'ossigeno. Ciò che si nota è che ogni proxy restituisce una risposta più o meno differente, in particolare i dati degli alchenoni e i dati degli isotopi del boro, sembrano tra di loro maggiormente simili rispetto a quelli ricavati dagli isotopi dell'ossigeno. Se noi comunque plottiamo in un unico sketch tutti i dati di CO2 relativi ai vari proxy, tra cui isotopi del boro, alchenoni, stomi e paleosuoli, è evidente un trend generale che li accomuna. In ogni caso, i dati di CO2 ricavati dagli isotopi del boro sono abbastanza radi e sono maggiormente concentrati nella parte delle prioplistocene. Nel Mediterraneo, invece, nonostante sia un eccellente archivio per indagare i cambiamenti paleoclimatici, basti pensare a tutti i GSSP che vi sono stati istituiti, non è stato ancora ampiamente applicato, ampiamente applicati gli isotopi del boro,
se non per un piccolo intervallo temporale rappresentato appunto da questi pallini neri. Quindi, alla luce di ciò, uno degli obiettivi prefissati è proprio quello di ricostruire un record rappresentativo del Mediterraneo tardo-cenozoico che sia continuo e ad alta risoluzione. Per fare ciò, le analisi verranno effettuate con una risoluzione temporale di 100.000 anni fino a scendere alla scala dei cicli precessionali per degli intervalli di particolare interesse. Uno dei punti cardine di questo progetto è rappresentato dalla grande disponibilità di campioni in possesso appartenenti a sezioni del Mediterraneo centrale e occidentale, sia di ambiente marino che in affioramento. Di questi campioni, tra l'altro, sono già disponibili i dati biostratigrafici pubblicati in un lavoro del 2019 di Lirer e coautori e permettono la copertura dell'intero intervallo temporale indagato. Come detto precedentemente, la ricostruzione verrà effettuata tramite gli isotopi del boro. Questi possono essere misurati sul guscio di vari organismi, in genere nei coralli, nei foraminiferi. Noi applicheremo il proxy utilizzando come host la Globigerina bulloides, ovvero un foraminifero planctonico ubiquitario con distribuzione centrata nelle aree temperate di Upwelling. Comunque, poiché la bulloides è presente nel Mediterraneo a partire dal Serravalliano Medio, noi per garantire la continuità nel record effettueremo le analisi anche sul suo ancestrale, la Globigerina prebulloides. Gli isotopi del boro verranno misurati al multicollettore previa purificazione chimica mediante cromatografia in colonna presso i laboratori dell'IGG di Pisa, dove è stata di recente allestita una configurazione particolare per questo tipo di analisi. Purtroppo questa tecnica ha una scarsa riproducibilità per dei campioni molto piccoli come la bulloides, quindi dovremmo fare maggiore attenzione alla contaminazione in laboratorio per non inficiare appunto sul risultato finale. Comunque, le analisi isotopiche del boro verranno supportate da altri tipi di analisi geochimiche, come analisi isotopiche dell'ossigeno e del carbonio. È la determinazione degli elementi in traccia che possono appunto restituire i rapporti magnesio-calcio e boro-calcio. Nonostante comunque la situazione pandemica attuale, noi contiamo di ottenere i primi risultati entro il termine del primo anno di dottorato. Sì, realizzeremo anche un database in cui verranno raccolti tutti i dati che man mano verranno acquisiti. Una volta conclusosi il progetto, questo database verrà liberalizzato per favorire la ricerca di altri gruppi interessati. Quindi, una volta ottenuti tutti i dati isotopici del boro, ricostruiremo il primo record con questo proxy del Mediterraneo, continuo ed alta risoluzione degli ultimi 23 milioni di anni. Chiaramente ci auspichiamo anche che possa essere riconosciuto anche come record di riferimento a scala globale. Inoltre analizzeremo anche come le associazioni a foraminiferi planctonici rispondono ai maggiori cambiamenti nel trend di CO2. Infatti, confrontando i cambiamenti di CO2 con l'indice di diversità, sembrerebbe che in qualche maniera aumenti la diversità specifica in corrispondenza dei picchi di CO2. Alcuni studi hanno anche evidenziato un ispessimento del guscio come se un aumento di CO2 non indebolisse, ma al contrario favorisse la calcificazione. Quindi sicuramente questo è un altro aspetto che noi indagheremo per capire quali sono gli effettivi meccanismi che portano appunto a questo tipo di risultato. Grazie per l'attenzione. Grazie Monica dell'interessante esposizione anche nei tempi, quindi abbiamo anche spazio per delle domande, se ci fossero. Io ho una domanda più che una domanda, una curiosità.
Quale ipotesi, visto che poi i giovani hanno sempre la mente fresca e vola, e quindi l'ipotesi di questa CO2 che invece di indebolire sembrerebbe in controtendenza, quale ipotesi o comunque a quali altri variabili potrebbe essere Allora, rivelato? sì, in Grazie. realtà è una cosa che ancora deve essere compresa perché questi studi sono comunque abbastanza recenti, quindi ancora non è ben chiaro il meccanismo del perché appunto succede questa cosa che è completamente opposta alle teorie che ogni volta stanno dietro il sistema dei carbonati marini, quindi è una cosa ancora da vedere. Potrebbe essere comunque che in qualche maniera ci sia maggiore disponibilità in acqua degli ioni bicarbonato, che sono poi quelli che vengono utilizzati per la costruzione del guscio. Qua parliamo di foraminiferi, quindi dei foraminiferi planctonici. È un po' rispecchia anche quello che succede con un'altra categoria di fitoplancton calcareo, che sono i coccolitoforidi. E quindi in sostanza potrebbe essere una spiegazione, però ancora è tutto work in progress. Grazie, ti faccio un in bocca al Grazie. lupo Grazie. e niente, aspetteremo i prossimi sviluppi. Sì, grazie. Grazie.